Buongiorno a tutti ragazzi, qui Tecnarca con una nuova partita svolta durante il primo round dei nazionali italiani 2015. La partita è stata svolta contro un ragazzo italiano che aveva un rain team, appunto composto da Politude, Kindra, Mega Scizor, Ludicolo, Blastoise e Zapdos. Come possiamo vedere, qui ho la fortuna di copiare Nuoto Velox di Kindra avversario invece di Piovischio di Politude. Qui capisco anche appunto che Politude è quello bulky e non la versione con la stola scelta, perché traccia si attiva prima di Piovischio di Politude. Qui Mega Evolvo Gardevoir, vado di gran voce, riesco così a mandare KO Kindra al turno 1. Inoltre ad attivare appunto lo strumento di Politude, che come possiamo vedere è il pulsante fuga. Qui vediamo che grazie al pulsante fuga di Politude entra in campo Ludicolo, appunto al posto di della rana. E Crobat setta tutto indisturbato, 20 in coda. Qui il mio avversario, il Josux, che si chiama Giuseppe Castelli se non ricordo male, quale saluto, manda in campo Scizor, che poi si rivela essere la mega del team. Crobat va di anticipo, perché appunto qua mi aspettavo il bruciapelo pugno scarica, cosa che alla fine è arrivato. Infatti Ludicolo fa bruciapelo su Crobat, evidentemente non sapevo, non era a conoscenza dell'abilità, e pugno scarica su Gardevoir. Appunto però il mio Crobat protegge benissimo Gardevoir grazie ad anticipo. Ragazzi, mi dispiace veramente per la grafica e per la qualità del video, ma era abbastanza ridicolo. Scusate se è così mosso, ma purtroppo l'ho registrato la partita durante il nazionale. Qui vediamo che Gardevoir protegge, perché appunto mi aspettavo un colo morso, un'altra mossa comunque non prioritaria di Scizor, e infatti così è avvenuto. Usa retromarcia su Gardevoir, retromampata sul mio Crobat. Qui uso nuovamente anticipo per parare il mio Gardevoir da pugno scarica, il quale arriva, e appunto così riesco a proteggere tranquillamente Gardevoir, che fa gran voce e non manda per pochissimo KO sia Ludicolo che Scizor. Inoltre qui finisce 20 in coda per me, e il mio avversario ritira Scizor per mandare in campo Politude. Qua faccio nuovamente anticipo perché non potevo rischiare di perdere Gardevoir con un pugno scarica. E qui purtroppo il mio avversario fa una mossa assurda, ma comunque alla fine non ha modificato gli esiti del match, per fortuna. E usa Strampa Danza confondendo il suo Politude, il mio Crobat e il mio Gardevoir. Qui vediamo appunto che con Strampa Danza Gardevoir si colpisce da solo e inoltre smette di piovere. Qui Crobat è confuso, va di... mi sembrava avessi fatto Super Zanna su Politude, ma mi colpisco da solo. E anche qui Gardevoir si colpisce da solo. Vediamo come Ludicolo usa Idrovampata Crobat, non mandandomelo KO comunque, ma me lo brucia purtroppo. E qui anche Politude si colpisce da solo. Devo dire che è stato un turno dove praticamente si è mosso soltanto Ludicolo. Nerfate la confusione, questo è un messaggio promozionale. Politude va di protezione, evidentemente, dato che appunto avrebbe usato una mossa prioritaria, attaccando prima il mio Crobat del Gardevoir, e si colpisce da solo. Anche il mio Crobat si colpisce da solo, tanto per cambiare, e si manda KO. Qui invece, per fortuna... Ah no, addirittura qua di nuovo Gardevoir si colpisce nuovamente da solo, e Ludicolo usa di nuovo Strampa Danza, pensando appunto switchassi uno dei miei Pokémon. Qui entra in campo Virizion, il giustiziere mascherato di tipo erba, che cerca di mettere fine a tutto. Vediamo appunto Politude che riesce a proteggersi nonostante la confusione, e io vado di Fendifoglia su Ludicolo proprio per rischiare di farmi fare nuovamente Strampa Danza, dato che appunto sapevo di essere molto più veloce di Ludicolo. Infine Gardevoir attacca, per fortuna. Qui il mio avversario manda in campo Scizor, che ormai è praticamente andato KO, e va di finto attacco su Gardevoir, aspettandosi probabilmente un anticipo anche da parte di Lizion. Io vado di Fendifoglia su Politude e di gran voce. Il finto attacco al pugno scarica sarebbe... cioè, se avesse fatto pugno scarica, a differenza di finto attacco, sarebbe cambiato veramente poco, dato che dietro aveva ancora Aegislash, e che comunque Virizion con uno Zuffa avrebbe mandato KO Scizor, dato che aveva veramente pochissimi PS.
Bene ragazzi, spero che questa partita vi sia piaciuta, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuta questa partita. Un abbraccio da Tecnarca e dal Team Infinity.